Era a Napoli la prima tipografia clandestina dei nuovi 20 euro. Il nucleo di polizia tributaria del capoluogo campano e il nucleo speciale di polizia valutaria hanno scoperto la stamperia installata in un appartamento privato abitato da due donne, ora agli arresti domiciliari. La banda di falsari era composta da tre campani che sono stati arrestati. Le perquisizioni nei loro appartamenti hanno poi portato alla scoperta di un deposito a Casavatore in cui sono state recuperate banconote false del valore facciale di 20, 50 e 100 euro per un totale di circa 7 milioni di euro.